Retaggio. Questo si è visto nel PAX Est e anche nel trailer. Infatti vedi dove è Joshua. Forza, di qua. Ha avvertito la distruzione del cristallo. Voi sanguinate. Ho con me un tonico che... Ah, questa è la Grazie per la bambina. gentilezza. Davvero. Ma ti assicuro che sopravvivrò. Ti prego. Conserva i medicinali per chi ne ha realmente bisogno. Oh, beh, se siete sicuro. Questa è la bambina che abbiamo visto là all'inizio con Clive e Jill che vendeva. E che ci fa fino al. E che ci fa Per un fino là? istante ho percepito la presenza di mio fratello. Sul petto ha qualcosa, Joshua, Sul serio? eh? Temo che Vedi? sia ancora nei pensieri di Ultima. Ma perché ora, dopo ben 5 anni di silenzio? Non potrò tenerlo sigillato ancora a lungo. Vostra grazia. No, non sporcare le tue mani. Che lui ha sigillato Ultima dentro di sé. Osservali, come un fiume che scorre verso il mare. O come falene verso la fiamma. Il dominio cristallino è la loro luce nel buio. In Ah, sto molti andando verso perdono la la casa capitana. per la piaga e si mettono in cerca di un rifugio. Mentre per altri la colpa è dei dazi dalmechiani e vanno in cerca di una nuova vita. Che cosa state cercando? Nel dominio, vostra grazia. Oh, Dion Lesage. What? Intendete il principe reale di Sanbrec? Beh, lui ha molti titoli. Dion l'Audace, il principe dei dragoni, la nemesi di Odino, oppure Bahamut. L'ho incontrato quando eravamo piccoli. Mostrava già un animo cavalleresco. E da allora ha sempre servito instancabilmente l'impero. E voi siete davvero sicuro che ascolterà ciò che avete da dirgli? Il nostro mondo sta vacillando sull'orlo dell'abisso. Sospinto da una mano nascosta, l'influenza di Ultima si estende in ogni nazione, Sanbrec inclusa. Se Sua Altezza è l'uomo che credo che sia, e che prego che sia, la verità non gli sarà certamente sfuggita. Mentre i cristalli crollano, la fiamma eterna trema e il cielo azzurro si scurisce. È un bene essere stati benedetti dai cristalli. Ma anche viziati, direi. Come dei canarini in una gabbia dorata, cresciuti ingrassando in cattività. Ma ora le sbarre si stringono e noi dobbiamo volare. So che è doloroso lasciare la nostra casa, ma dobbiamo essere liberi. A cosa gli uomini non possono rinunciare? A una benedizione che porta dannazione o a una libertà che causa privazione? Io non ho ancora trovato questa risposta. E tu, Clive? Vostra grazia, cerchiamo un posto per riposare. Torneremo sulla strada per Dalmechia quando avrete ripreso le forze. Capisco l'urgenza, ma se la vostra salute dovesse mai cedere... Lo so. Grazie, Iote. Iote, sappiamo anche il nome adesso.
Lì c'è la nuova capitale di Sunbreak, in teoria. Randella. Il tentativo di penetrare le difese dell'impero e di conquistare le isole dell'arca è fallito di nuovo. Perché la tua flotta si è rivelata impotente come un eunuco alla prima notte. Preferiresti forse che tornassimo alla capitale? Basta voi due. Concordiamo che l'impero debba interrompere l'occupazione illegittima del dominio. Tuttavia, le nostre perdite aumentano ogni giorno. Mare divide letteralmente noi e l'obiettivo. Le armate di Sunbreak devono solo stare a guardare mentre voi vi lanciate inutilmente contro le loro mura. Si aggrappano come zecche e mirano a protrarre l'assedio, sapendo di avere scorte pressoché infinite. E i nostri saggi sovrani che cosa fanno? Si lasciano provocare senza preoccuparsi di tutto il caos che potrebbero generare. I soldati repubblicani muoiono di fame, attendendo ordini da Randella. Se decidessi almeno di schierarti, avrebbero le pance piene entro sera. Se dovessi schierarmi, lo farebbe anche Bahamut. E il nostro scontro scuoterebbe persino le fondamenta dell'isola. Al posto di liberare il dominio, ne causereste la distruzione. A meno che non sia ciò che desiderate. Se il nostro colto consigliere ha una soluzione da proporre, saremo lieti di considerarla. Quella è l'imperatrice. Ah, vedi, c'è un altro figlio. Che significa tutto questo, Lord Kukka? Che cosa significa? Vuol dire che non sono più propenso ad andare avanti a consigliarvi. Non ci credo. Se l'è portato dalla sua parte. Ah, le loro facce basite quando avete varcato quelle porte. La perfetta rappresentazione dello stupore. Non credevano ai loro stessi occhi. Anche se, lo ammetto, non ero affatto sicuro che avreste accettato o meno il mio invito. Che notizie scioccanti. Sid non è un figlio di puttana, ma è figlio di un'imperatrice, il vostro caro Clive. Assurdo. Chi diffonde queste falsità? Non ho mai trascorso un attimo tra i criminali, salvo per la forca. Sono venuta qui con mio figlio. Non per ricevere le vostre accuse infondate, ma per porre fine alle insensate ostilità presenti tra le nostre nazioni. D'accordo. Allora dovete soltanto accettare i termini stabiliti. Sid ha ucciso una persona a me molto cara. Una donna che si chiamava Benedicta. Ho giurato di fargliela pagare. Questo non vi sarà sgradito, voglio immaginare. Cancellerebbe finalmente una macchia dal vostro nobile nome. In cambio di questo lascerò Sunbreak nelle vostre capaci mani. Vostra Maestà Imperiale.
tutto per amore di una puttana qualunque. Dominante o meno, non è possibile nascondere il retaggio. Le bestie, alla fine, restano sempre delle bestie. Il destino ha in serbo grandi cose per te, mio caro Olivier. Molto presto verrai incoronato principe di Sunbreak. E una volta che tuo padre raggiungerà la Summa Grigor, tu sarai imperatore di tutti i tuoi sudditi. Il vecchio ordine sprofonderà rovinosamente e tu potrai ricostruire il mondo a tua gloriosa immagine. Presto. Esco. Cioè, sta architettando tutto incredibile. Incredibile, Annabelle. Ormai è lì dentro da ore. C'è qualcosa che non va. Eh sì. Sì, c'è anche questa roba, quindi o il bambino è un marchiato, che però non è stato segnalato come marchiato, oppure ci stiamo nascondendo qualche cosa. Si è risvegliato come dominante di qualcuno. Allora, qui abbiamo una mela al giorno. Questa mattina il ragazzo del giardino ha portato un cesto pieno di martelle. Erano dolci come il miele e croccanti come un biscotto appena sfornato. Ne mangiavo una e mi ripetevo che sarebbe stata l'ultima. Ma poi mi sono chiesto, se nessuno ascolta mai il vecchio Otto, perché dovrei essere io a farlo? Fa sapere a Nigel e ai suoi amici e ai suoi che hanno fatto un ottimo lavoro. C'era un tempo in cui Sid era l'unico ad avere il coraggio di assaggiarle. Ma per lui non è mai stata una questione di gusto, ma di quel che rappresentava. La nostra capacità di farcela da soli. E guardaci ora, Sid ne sarebbe orgoglioso. Otto. Mio Lord Marchese, vi chiedo di nuovo di perdonare i miei uomini per il benvenuto che avete ricevuto a Lazarus. Ma capirete bene che eravate l'ultima persona che ci aspettavamo di vedere alle nostre porte. Nel breve tempo trascorso dopo il nostro incontro vi siete dimostrato lo stesso uomo che avevo seguito nella Bonaccia molti anni fa, un vero erede del retaggio di vostro padre. Se solo Sir Tyler, il Lord Comandante e tutti gli altri che sono morti quella notte potessero vedere come brucia intensamente la vostra fiamma. Le spade dei guardiani sono al vostro servizio e a quello della vostra causa e sono fiero di combattere nuovamente al vostro fianco. Wait. Mi piacciono un casino anche le firme che hanno studiato proprio per ogni personaggio, veramente bello. Tutto tranquillo nel dominio. I Dalmec e gli imperiali sono a un impasse. Mostrano i denti come randaggi di strada, ma nessuno vuole fare la prima mossa. È come se avessero entrambi capito che in merda di Chocobo sono andati a cacciarsi. Se dovessi scommettere, punterei sul fatto che questo conflitto non scoppierà tanto presto. Ti terrò aggiornato. Eh sì, praticamente stanno facendo una sorta di guerra fredda. Si stanno... Cioè, praticamente ci sono quelli di Sunbreak che sono al sicuro all'interno della loro città fortificata. I dalmechiani che tendono di assediare, ma che non ci riescono e stanno perdendo. Quindi di conseguenza non gli conviene. Per cui che cosa succede? Succede che Sunbreak si continua a fare i cazzi suoi e mantiene il dominio del cristallo centrale, e invece la Repubblica di Dalmec adesso si ritrova col culo a terra, anche perché Kupka praticamente li ha mandati a fanculo, quindi non hanno più neanche Titano dalla loro parte. A Titano non gliene frega più un cazzo. A Titano gli frega soltanto ammazzare Clive perché ha ucciso Benedicta. Proprio si dice, a me non me ne frega un cazzo, proprio totale. Deve essere stato ben caldo combattere nella pancia di quel picco. Quando deciderai di appendere la spada al chiodo, potresti lavorare come fabbro. Ma scommetto che non succederà presto. So quanto può essere difficile cercare di vestire i panni di qualcun altro, ma ammetto che sei diventato un ottimo Sid. Sarebbe orgoglioso di te. Madonna, è cambiato totalmente il fabbro. Cioè, prima era tipo scorbutico a bestia, ora invece è tutto gentile, carino. Allora, mi fa i complimenti addirittura.
Spada di platino più uno addirittura. No, vabbè, io le side queste le faccio sempre prima. No, su questo non si discute. Poi le ritaglio dopo, ma le faccio sempre in live. Faccio tutto uno dopo l'altro. No, non scherziamo, non scherziamo con le cose serie. Allora, questa intanto la possiamo fare. Ne posso fare addirittura un'altra per poi creare in teoria la... Ah no, spada di platino più 2, che giustamente mi fa... Così basterà. Ok, ora se io faccio un'altra spada di platino più 1, ecco qua. Nemmeno un graffio. No, eh? Non l'equipaggiamo. Ecco, posso fare un'altra spada di platino per 2. Però non mi fa fare... qua non funziona come negli altri giochi dove devo avere due spade dello stesso tipo per poi fare altro. Cannone di platino. Amianto una difesa e poi PV. Ok, questo no. Questo no. Questo no, questo no. Questo ancora devo prendere. È di massa gelatinosa che però si trova da un ricercato, quindi va bene. Anche questo poi dovrò fare. Perché io dov'è che l'avevo letto? Io avevo letto che per fare... No, forse mi sto confondendo in questa... Qua mi serve l'Electrum. Qua mi abbassano i PV, per cui sinceramente potrei anche... Oddio, per 12 PV, 7 di difesa. Oddio, non è che mi interessi più di tanto. Finito. Va bene. La spada... Oddio, ma sembra molto la spada di Scio. Allora, abbiamo una. E soprattutto quelle importanti side quest sono queste con il più. Perché queste con il più, a differenza delle side quest, quelle solo col punto esclamativo... si collegano ad altri avvenimenti. Quindi... Ah, ok, è un oggetto... Quelle sono importanti. Okay. È tipo, vabbè, tipo la, tipo le Estus che vengono potenziate in Dark Souls, praticamente. Stessa identica roba. Peccato. Vabbè. Hai ottenuto una fiala di estratto di barba di Morgan, che aumenta l'efficacia di molti oggetti consumabili. Sia le pozioni che le pozioni potenti ripristinano più PV, così come gli infusi rafforzanti, pelle di pietra e cuor di leone hanno una durata maggiore. Ecco, io non le ho mai utilizzati queste roba, ma sono sicuro che ci sarà l'occasione di utilizzarli, quindi non è un problema. Vabbè, avremo modo comunque di utilizzarle le altre robe. Per il momento no, ma in futuro sicuramente sì. Allora, direi che possiamo andare avanti. Non ci sono altre side quest. Da altre parti non credo che ce ne siano. Bersagli disponibili nella regione 2. Sì, perché ci sono appunto le cacce. Che... Però qua non ci sono missioni disponibili. Qui non ci sono neanche le cacce. Io un giro così me lo faccio, non si sa mai, però non dovrebbero esserci problemi. Qui vabbè ci sono le cacce, ma queste me le faccio poi dopo quando stacco la live, così le registro a parte. Ok, possiamo andare. O domani mattina, vediamo, in base a quando sono libero, perché poi tutte queste cose extra le devo fare dopo. Ah, Vivien, sei aggiornato anche tu. Ah, giustamente ci sono tutti gli eventi successi finora. Lascia che io ti istruisca. Osserva bene, Clive. Rosaria si ribella, assedio allo stretto. Allora, noi dove eravamo arrivati? Allora, qui è ok. Ecco, poi noi eravamo andati qua, dove abbiamo incontrato a Porto i Soldi lo zio. Ecco, noi praticamente da qua, da Porto i Soldi siamo partiti.
Siamo arrivati a Soffio di Drago. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E... l'ultimo Soffio di Drago. Soffio di Drago si sgretola e con esso l'ortodossia dei cristalli. Sul lato opposto di Ciclonia, il pugno della Repubblica assedia ancora il dominio, senza sapere che il loro eroe Ugo Kupka ha scoperto la vera identità della sua nemesi ed è giunto a un accordo segreto con l'imperatrice Annabella. Esatto. Vedete, qui c'è praticamente Dalmechia che attacca la regione di Sunbreak, però qui come potete vedere non succede nulla, non riescono ad assediare. Io la cosa che ancora sto aspettando è di vedere come agisce il regno di Walud. Il regno di Walud per il momento sembra farsi i cazzi suoi. Ha combattuto contro Sunbreak per un attimo, hanno fatto quello scontro Bahamut e Odino. E ora invece tipo sembra che Walud si stia facendo i cazzi suoi, quindi boh, vediamo che cosa succederà. Ho qui tutti i dettagli. Ecco, qui voglio vedere adesso la situazione, perché adesso dovrebbe apparire anche che Kupka praticamente, ok, odia Sid. E non c'è però il link con... ecco, vedi, Sacro Principe. Olivier Lesage. Secondo genito dell'imperatore Silvestre, del Sacro Impero di Sunbreak e terzo dell'imperatore Annabella. E fratellastro sia del principe Dion sia di Clive. Certo, effettivamente lui risulta essere il fratellastro di Clive adesso. Sua madre lo ha coinvolto negli affari della corte imperiale fin da quando era bambino. Quindi... Allora, in teoria non può... Allora, se non ci sono altri dominanti a caso che ancora non conosciamo, lui tecnicamente potrebbe risultare essere un marchiato, Perché c'è stata quella scena dove appunto illuminava l'occhio del pupazzo di legno e se riesce ad utilizzare la magia in questo modo ci sono due strade. O è un portatore o... è un dominante. Però un dominante di chi? Perché Bahamut c'è, Odino c'è, Titano c'è, la Fenice c'è, quindi cos'è? Alexander? Hanno messo Alexander e non lo sappiamo? Perché effettivamente Sunbreak, essendo comunque legato alla sacralità, il Sacro Impero, cosa c'è? C'è Alexander nel mezzo e non lo sappiamo? Perché potrebbe essere in teoria, però non lo so. No, io in realtà problemi non ne sto avendo né di risoluzione né di niente, quindi non lo so. Cioè non so se è riferito alla live o riferito al gioco stesso. Ho fatto il possibile, il resto sta a te, ma devi prenderti più cura di te stessa. Madonna, lei pure è rossa, oddio. Ho capito. Ti ringrazio molto. La maledizione è diffusa. Assicurati che riposi. No, io cali non ne ho avuti, sinceramente. Sto giocando anch'io a prestazione. Me lo puoi dire. Io lo capirò. Posso resistere. Ma non dovresti passarne altre. Non è soltanto la tua lotta, Clive. Ma è la nostra. E quando vediamo la tua dedizione, noi siamo ispirati a fare lo stesso. Oh... preferiresti essere lasciato da solo a salvare il mondo? No. No, non è... Lascia stare. Oh. Madonna, lo interrompo. Ecco. Lo sapevo. Sono qui.
Gav, mannaggia a te. Che succede? Rosaria è sotto attacco. Rosaria è sotto attacco? E da parte di chi? Da Walud? O dei Sangue Ferreo? Qui non parliamo dell'esercito dalmechiano. Sono gli uomini della roccia, da Zanna di Drago. Sono la guardia privata di Yugo Kupka. Si è scatenato l'inferno a Rosalith mentre cercavano di entrare nel castello. Stanno cercando me. Pare proprio così. Presumo che il vecchio Yugo abbia finalmente capito chi è davvero. E qui c'è Titano. Si tratta di un'altra trappola. Dai, andiamo a sconfiggere quello stronzo. La madre di tutte le trappole. Così finalmente posso usare Titano. Andrò a Rosalith. Non direi sul serio. È esattamente quello che vuole da te, Clive. Senti, non so perché Kupka provi un tale rancore verso Sid. Ma se lasceremo che si inasprisca, il mondo non avrà mai pace. Ha coinvolto il resto di Ciclonia in questa inutile guerra solo per trovarmi. A ogni modo, non resterò qui a guardare mentre la mia patria sta venendo rasa al suolo. Yugo Kupka deve morire. Io ne ho già persi abbastanza di amici per colpa sua. E non voglio perderne altri. Quindi andiamo e uccidiamo quel bastardo. Sì, esatto. Verrò anche io. D'altronde, siamo entrambi coinvolti. D'accordo. Così finalmente potrò utilizzare Titano. Dovrei parlare con Otto prima di partire. Per sapere in cosa stiamo andando a cacciarci. Allora, lettere non ne abbiamo, giusto? No. Ok, perfetto. Qui abbiamo gli altri oggetti. Vedi, abbiamo le mele. Il giuramento. La bardatura di Ambrosia. Va bene, ok. Tutto molto bello. Allora, per quanto riguardava il messaggio di Bivux, che mi stava dicendo appunto che ha un calo di frame, io sinceramente ne ho notati giusto un paio prima nella caverna di fuoco, perché appunto c'è stata una scena dove effettivamente un po' di laghettino l'ho avuto. Però non so, magari la posizione della PlayStation si surriscalda e quindi magari ti perde qualche frame a causa appunto del riscaldamento, cioè non lo so, io poi, cioè, mi baso sulla mia esperienza. Io cali di frame ne ho avuti veramente pochi, cioè chi guarda la live lo vede comunque. Allora, però, prima di fare questo, un secondo, che volevo fare? Ah sì, volevo salvare a parte, faccio un salvataggio a parte. No, vado da questo lato, faccio al contrario. No, non ci posso andare, sì. Allora faccio un salvataggio a parte, perché così, male che vada, io le cacce me le posso fare altrove e non ho problemi. Quindi Gav ti ha informato? Andremo a Rosalith, ma non prima di sapere che cosa succede. Sentito qualcosa? Di tutto. Nessuno si aspettava che i Dalmec aprissero un nuovo fronte contro l'impero, e tantomeno i nostri amici nelle province. Ci sono rapporti da ogni angolo del regno, in contraddizione l'uno con l'altro. Li ho girati a Vivian, sperando che riesca a dargli un senso. Se devi partire, parla prima con lei. D'accordo. Altra lezione di storia? Ah, ecco il mio allievo prediletto. Vediamo, dove eravamo rimasti? Bene, questa sì che è una sorpresa. È raro che le mie lezioni siano così seguite. Sapete come si dice? La conoscenza... non fa male. Andiamo a occuparci di Kupka a Rosalith. Com'è la situazione lì? Vacci piano, Lord Rosfield. Di certo starai scalpitando all'idea di tornare all'ovile. Ma per comprendere meglio la situazione attuale, è prima necessario capire come si è venuta a creare.
Ecco, brava, fammi un bel... Iniziamo dalla storia di Hugo Cucca, o consulente economico permanente del governo dalmechiano, per dargli un titolo formale. In una repubblica fondata sul commercio non esiste posizione più influente. Col passare del tempo gli è un influencer praticamente Hugo Cucca. Straordinari. Non che di quest'ultimo fosse sprovvisto. Da dominante di Titano è anche l'ultima linea difensiva di Dalmechia, una cosa che sfrutta suo considerevole vantaggio. Ha persino strappato dalle grinfie del Parlamento Sanna di Drago, uno dei pilastri della Repubblica, comprandosi la lealtà dei protettori della Zanna. Tutt'oggi sue fedeli creature, di fatto un vero esercito privato. Nonché lo stesso esercito che sta marciando sul territorio rosariano. Che significa territorio imperiale, anche se non c'è bisogno di ricordarlo. E certo, sono stati invasi. È sufficiente che tu sappia che l'attenzione dell'impero è rivolta altrove al momento. Una situazione di stallo con Dalmechia per l'occupazione del dominio cristallino, dove sono schierate le sue legioni. Restavano poche guarnigioni a protezione delle province occidentali e la metà è partita dopo la caduta di Soffio di Drago. Con la minaccia dei Sangueferreo indebolita, non avevano motivo di temere un'invasione marittima. Esatto, li hanno lasciati perdere. La sorveglianza delle coste dell'ex ducato è simbolica, come Hugo Cucca ha subito notato. Ha condotto le sue truppe sulla costa rosariana senza incontrare nemmeno una singola nave nemica. E tutto per te, Clive. Vuole la tua testa. Così lui e i suoi uomini avanzano verso Rosalith. Non per catturare la provincia, ma per riuscire a stanarti. Se le forze di Cucca hanno risalito la costa, che ne è stato di Porto Isolde? La città è salva? Certo, stando ai racconti dei guardiani della fiamma. La flotta dalmechiana pare essere passata senza incidenti, ma non del tutto inosservata. Saputo che le truppe di Cucca erano dirette a Rosalith, i nostri amici hanno immediatamente allestito l'esodo dei suoi cittadini. E così presto il tuo eroico ritorno avrà il suo palcoscenico. Quindi là ci saranno adesso ci sarà Wade sarà che mi aspetta. Più arduo rispetto ad abbandonarla. Hugo presidia il ponte di Buit, nonostante i continui tentativi degli imperiali per cercare di riprenderlo. E sono stati molto attenti a non ripetere l'errore dell'impero, trascurare la difesa della costa. I mari intorno a Rosalith sono sotto il pieno controllo di Dalmechia. Dunque dimmi, mio allievo, secondo te qual è la via migliore per andare a Rosalith? Il nord. Attraverseremo il confine nord a Porta Fenice. Poi passeremo per Bonaccia, puntando alla capitale. Non è la via più veloce, ma non ci scopriranno. Conoscere il territorio porta lontano. E lontano andrete. Ciao, bello. Allora sarà meglio darsi una mossa. Ah, vai con loro anche tu? Certo. È da tanto che aspetto di far assaggiare a quello stronzo la sua stessa medicina. Non me lo perderei per niente al mondo. D'accordo. Mettiamoci in viaggio. Ti seguiamo. Proprio direttamente. Allora, in teoria adesso cosa potrebbe succedere in futuro? Dalmechia ha già perso praticamente Titano, perché lui ha detto che appunto non si sarebbe schierato né tantomeno avrebbe interferito nella battaglia contro il Sacro Impero purché gli lasciassero cacciare Clive in pace. Quindi lui ha detto, dice no, io mi occupo di Clive, mi occupo di Sid. E però per controbilanciare questa cosa non mi schiererò a favore della battaglia contro l'impero. Ora a questo punto l'impero, sapendo che la Repubblica non ha più Titano, può schierare Bahamut, può combattere con Bahamut e quindi distruggere completamente la Repubblica. E quindi cosa resterebbe? Resterebbe soltanto i Sangueferreo, che hanno praticamente ormai una piccola resistenza che ormai può essere considerata anche insignificante, visto che non hanno neanche più la benedizione del cristallo, e il regno di Walud,
Walud in teoria era alleato con l'impero, solo che adesso invece l'impero non ha più, non, cioè non sono più alleati con Walud, e quindi scoppierà la guerra tra Walud e il Sacro Impero a questo punto, perché succederà che comunque scoppierà la guerra tra il Sacro Impero e Walud, quindi Bahamut contro Odino. Questa sarà tipo la parte, diciamo, quella particolare, tutta scontro e fuochi d'artificio. Interessante, diventerà interessante sta cosa. Quando metteranno Clive sopra Omnia, non credo che passerà tanto tempo. Se non è già pronto addirittura. Con Jack Garland per Stranger of Paradise hanno fatto così. Dopo un paio di mesi lo hanno inserito in gioco. Fortificate i cancelli. Sì, subito. Ma scusa, ma quelli non sono di sangue ferreo? Che si sono alleati con Kupka? Yugo e i suoi si sono dati da fare. Hanno sfondato le mura esterne del castello. Per ora gli imperiali... Ah no, quelli sono... È solo questione di tempo prima che il forte cada. No, quelli sono gli uomini di Kupka, che sono gialli, tipo. Davvero scatenati qui. Come se volessero cancellarlo dalle mappe. Un mezzo per un fine. Tutto per un solo uomo. Non era affatto necessario. Se tenete gli occhi aperti, credo che potrete raggiungere il castello senza che diano l'allarme. Io cercherò i cittadini che sono rimasti bloccati e li aiuterò a scappare. Sta attento. Anche voi. Non fate nulla che io non farei. Chi può aprire gli occhi? Oh oh oh. No, mi dissocio ovviamente. Non si dicono queste cose. Ecco, imperiali uccisi. Pensavo di essere pronto, ma... Lo so, sembra un incubo. Era casa nostra. Vieni, Clive. Dobbiamo proseguire. Pena capitale. Nulla lo fermerà, Clive. Nulla. Noi lo fermeremo. Vai, Candy, ci andiamo a scontrare contro Kupka. Perché? Perché fai così? Clive, qua si può passare. Protezione. Alcuni avversari lanciano incantesimi di protezione per innalzare una barriera difensiva intorno ai propri alleati, che li ripara dagli attacchi in mischia. Quando attacchi dei bersagli protetti identificati dall'icona con lo scudo, evita di usare la spada e concentrati sulla magia per annullare rapidamente la barriera. C'è solo una punizione adatta a loro. Proprio hanno fatto in modo di sfruttare la magia, perché sennò praticamente non la utilizzava nessuno.
o comunque la utilizzavi molto meno rispetto agli attacchi. Sì, sì, titano, titano, finalmente potrò fare i Perry. Potrò diventare Perry Clive. Madonna mia. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Signori. A posto. Come se non fosse successo nulla. Qui non abbiamo nulla. Facciamoli fuori! Venite uomini! Per l'imperatore! Fuori dai piedi! Madonna mia, i cani che volano. Visto che belli, te li trascini tutti insieme e boom. Ah, ma ce ne sono ancora? Ah no, sono morti. Questo è quello che ora... esatto. Ok, ecco qua per esempio, vedi, qualche calettino di FPS ce li stiamo avendo anche noi. Non so se è dovuto alla mappa o se è dovuto magari agli effetti in background, però qua per esempio qualche calo si vede, si percepisce. Dai, Kupka, Kupka. Dove sei? Che ti faccio il culo e finalmente avrò Titano. Il mio best Titano.
Siamo quasi al castello. La fine è vicina. Volontà del fulmine, schianto. Questa potrebbe essere interessante. Giorno. Ciao Sharpino, buonanotte. Come vi permettete? Liberatelo, forza! Ma chi? Oh oh! Lo jaguaro! Sei uno jaguaro. Che bello, mamma mia! Attaccali! Pronta? Tu che ne pensi? Allora, loro in teoria sono di elemento tuono, se... infatti... Anche se utilizzano tutti gli elementi, però... Mirate, venti! Troppo lento. Devo fermarlo qua. Cazzo. Ok. Sfruttiamo questa occasione. Concedimi il tuono. Porca troia, non l'avevo visti. Notte, 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 a chi va?
livello 30. Baffo di Jaguaro. Jill! Finalmente ci incontriamo, Sid. Minchia. O dovrei dire Lord Rosfield. Ti ho cercato davvero per tanto tempo. Lasciala andare, Kupka. Sono lieto che tu abbia accettato il mio invito. L'allestimento è opera del sottoscritto. Ti piace il nuovo aspetto del castello? Bastardo. È un vero peccato che il tuo predecessore non sia qui. Ma sono certo che ti dimostrerai un ospite affascinante. Sta ferma, fiocchettino di neve. Non vorrei che ti sciogliessi prima che arrivi il tuo momento. Ah, ecco, ora la incatenano così non può utilizzare i poteri. Cazzo. Ah, addirittura si fa catturare così. Forza! È tempo di andare a festeggiare. Ah, e dice Torgal che è rimasto. Vabbè, qui ora Wade che fa? Non ci viene a soccorrere. Fantastico, di bene in meglio. Immagino che tocchi a me allora.